oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Lottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Lottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Lottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è una staffa di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, occhi puntati sulle vittorie di SmackAurle e Portogruaro. Impegno difficile per la polisportiva Concordia che vuole provare a risalire la china. 3 mesi di squalifica per un giocatore dello Julia Concordia Basket. Nel volley ritorna al successo il Bibione Mare. Delude in Serie C il Portogruaro. E poi intervista con il tecnico del volley Sanstino Nicola Strumento. Il campionato di Serie C Gold ha una nuova padrona. Oderzo è passata sul parquet di Jesolo conquistando la vetta della classifica solitaria, violando un campo imbattuto dal 18 aprile 2015, risultato che peraltro non costituisce una sorpresa in considerazione della provata forza da Lio Pitergini. Semmai, analizzando i risultati della giornata, fa più notizia lo stop di Arzignano sul campo di Monfalcone, mentre continua la risalita di Mestre al terzo successo consecutivo passato a Montebelluna. È ritornata a vincere anche Caorle, i gialloblu hanno espugnato Castelfranco. Con Markovic in campo sin dall'inizio, dopo l'infortunio ad un dito, e per la prima volta in campionato utilizzando nelle rotazioni i giovani dell'Under sin dal primo quarto, Caorle ha dunque riassaporato il gusto della vittoria che mancava da 2 partite. Confermando le aspettative, i trevigiani partono forte, i canestri di Danqua, Bordignon e Marini portano subito avanti i trevigiani sul 6-0, vantaggio che dura sino a 2-16 dalla fine del primo quarto, quando un tiro libero di Markovic, seguito da una tripla di Rubin, riportano Caorle sul 14-14, mentre i 2 liberi di Dalovic completano l'operazione sorpasso. Nel secondo parziale i gialloblu cercano di prendere il largo, ma Castelfranco resta in partita, andando a riposo lungo ancora sotto di 2, 34 a 36. A rientro in campo, Rubin e Markovic, ed una difesa più aggressiva, fanno prendere alla partita una piega ben precisa. Il break consegna definitivamente il match alla SME, viene realizzato all'inizio dell'ultimo parziale, quando Markovic e Bovolenta assestano un 7-0 che dilata il margine di vantaggio a più 17. 2 canestri di Zorzi fanno poi toccare il massimo vantaggio di più 21, 51 a 72, a 4-19 dalla sirena finale, che poi viene amministrato senza difficoltà. È stata una partita non facile per noi, una gran vittoria che ci ha dato fiducia e fiato dopo 2 sconfitte contro 2 grandi squadre come Oderzo e Mestre.
e avevamo bisogno di vincere a tutti i costi. Chiaramente Castelfranco veniva da 8 partite dove, senza una vittoria, e quindi ci aspettavamo una partita sicuramente non facile. Due quarti in cui avete giocato quasi, cioè c'è stato un certo equilibrio, è stato un problema vostro magari più mentale, o comunque era, ve l'aspettavate insomma un Castelfranco così forte? Sì, diciamo che i primi due quarti loro hanno segnato praticamente tutto e siamo stati bravi noi a reagire nel terzo quarto, entrare con un'altra mentalità difensiva, a mettere in campo quello che sapevamo fare e siamo riusciti a portarla a casa. Domenica arriva qui al Palamare il Monte Belluna, altra sfida da prendere con le pinze. Sì, esatto, dovremo stare concentrati, lavorare bene in settimana e cercare di portare a casa una partita che comunque giochiamo a casa nostra, quindi a favore, col campo a favore, e dobbiamo mantenere il ritmo difensivo che siamo in grado di mantenere, giocare bene in attacco, giocare di squadra, e credo che riusciremo a portare a casa due punti facili. Ovviamente è il primo anno che sei qui a Caorle, ambiente direi stupendo. Sì, esatto, qui a Caorle mi trovo molto bene, la società è super, il posto molto molto bello, anche se tranquillo. Essendo zona marina, sicuramente l'obiettivo oltre ad arrivare ai playoff è quello di cercare a fare il salto di categoria, però diciamo che non dobbiamo volare alto con la testa, dobbiamo stare concentrati partita per partita, provare a vincere tutte le partite in casa e far bene in trasferta, e poi i risultati sicuramente arriveranno. In casa BVO ha segno anche la pallacanestro Portogruaro in Serie D. Allo stesso modo dei cugini maggiori, i Granata di Coach Ostan hanno regolato senza problemi la Cenerentola del campionato con Ars, chiudendo di fatto la partita già dopo il primo quarto, finito 20-4, trascinati da Tamassie e Piacentin e fissando lo score all'intervallo lungo sul 36-8. Nella seconda parte, ampio spazio ai giovani, con Filonzi, Faurlin e Pasquon, ottimi protagonisti. Vittoria facile, diciamo, contro Gonars. Era una partita questa dove era soprattutto importante mantenere la concentrazione. Sì, l'avevo detto in settimana ai ragazzi che giocare contro una squadra con 0 punti a fine novembre è sempre pericoloso. Abbiamo cominciato subito bene con un primo quarto che avevo chiesto di fare. Hanno fatto quello che mi aspettavo e lì di fatto la partita l'abbiamo fatta finire. È un buon segnale di concentrazione, perché adesso abbiamo fatto il nostro dovere nelle ultime 3 partite che abbiamo vinto, adesso si comincia a ballare di nuovo, perché andiamo a Geati venerdì e poi arriverà a Casarsa l'ultima di andata. Per cui la cosa che mi interessava soprattutto di questa partita era la concentrazione e la presenza mentale, indipendentemente dall'avversario. E il primo quarto i ragazzi me l'hanno dimostrato. Questo è un buon viatico, secondo me, per le prossime partite. Nell'arco della partita, con il dilatarsi del vantaggio, sei riuscito a ruotare anche un po' tutti i giovani che avevi a disposizione. Sì, sì, eccolo qua, guarda, parla lui. Salve. Buonasera. Come ha detto il coach, avete fatto quello che vi ha chiesto in settimana. Sì, non volevamo sottovalutare la partita, anche se erano a 0 punti, avevano perso tutte di poco, e quindi abbiamo messo cattiveria da subito e siamo riusciti a imporci come squadra oggettivamente più forte. Beh, insomma, la classifica adesso parla abbastanza a vostro favore, in linea con quelli che sono i vostri obiettivi. Avete qualche rammarico voi giocatori per qualche passaggio a vuoto in precedenza? Abbiamo perso alcune partite fattibilissime e adesso cerchiamo di lavorare per vincerle il più possibile, arrivare al massimo di quello che possiamo fare.
Una giornata, quella della Serie D, dove è successo l'imprevedibile: è caduta ancora Aviano in casa con Cusignacco, i pordenonesi sembrano non essere più quella corazzata inviolabile vista all'inizio della stagione ed in classifica sono scivolati al quarto posto. Sacile invece ha imposto il primo stop a Casalsa, agganciandola in vetta. Il prossimo turno riserva proprio un gustoso Casalsa-Aviano, per entrambe la partita giusta per tornare a correre e mostrare che gli ultimi passaggi a vuoto altro non sono stati che incidenti di percorso. E siamo al Palasport di Concordia, parliamo di basket femminile di Serie B con coach Mario Bianchi, una polisportiva Concordia che domenica scorsa ha osservato il turno di riposo e si è preparata nel migliore dei modi alla prossima sfida con Montecchio, peraltro un impegno sicuramente arduo. Comunque, se non altro, c'è la consolazione che state recuperando un po' di atlete. Sì, diciamo che una ha finito il campionato, che è la Sara, però abbiamo recuperato Giorgia, che ha già giocato l'ultima partita, non è ancora ottimale come forma e come stato della caviglia, però comunque ci sarà e questo ci serve anche per recuperare lo stato. Poi oggi finalmente Jessica ha ripreso a allenarsi e quindi non l'avremo, penso, sabato, ma insomma nel proseguo dovrebbe essere, anche perché abbiamo fatto un lavoro particolare di rinforzo su di lei muscolare, quindi sarà un giocatore che ci è molto mancato e che riusciremo a recuperare. Per la partita di sabato la mettiamo tra quelle proibitive, diciamo, in questo momento per noi. Però ci va bene avere un test molto difficile per capire se anche fuori casa, dove abbiamo fatto prestazioni un po' altalenanti, anzi più negative che luci, se riusciamo magari a prendere un po' il filo di questo campionato, insomma. Ecco, infatti, a tal proposito ti volevo chiedere come si spiegano questa altalena di prestazioni tra il Pala Valerio e i campi esterni. Probabilmente noi a casa nostra abbiamo delle medie umane, fuori casa abbiamo delle medie sicuramente non valide, a volte ci sono anche altri fattori esterni che ci influiscono abbastanza fuori casa, tipo non siamo una squadra abituata giovane, quindi non è abituata a certe trasferte, c'è un diverso impegno anche delle squadre di casa, però principalmente il problema è proprio una questione di percentuali, che in questo momento in casa abbiamo, diciamo, quasi sufficienti, in casa e fuori casa negativissime. Credo che siano anche questioni di mentali, perché poi in allenamento queste medie non sono copiate, cioè quindi abbiamo delle medie molto più alte anche su tiri liberi, quindi non parliamo di azione che può essere la bravura del difensore, ma su tiri liberi medie molto più alte rispetto a quelle che magari facciamo in partita. Nelle categorie minori, in promozione, il BVO Annone Veneto è incappato in una sconfitta casalinga contro il San Vito, 53-65 il finale. L'altra rappresentante del Veneto orientale, la pallacanestro Fossaltese, ha invece posticipato il proprio incontro con lo Spili Basket al 21 dicembre e adesso attende la prossima sfida, sperando che l'aver staccato la spina al gioco forza non abbia fatto venir meno la concentrazione. In prima divisione invece, primo successo stagionale dello Iulia Concordia Basket. I concordiesi si sono imposti sul campo del Villanova Pordenone per 53-55, ma a togliere subito l'entusiasmo per la vittoria è arrivata la squalifica di 3 mesi di Nicola Molena, ufficialmente per atto di violenza nei confronti dell'arbitro nel corso della partita casalinga con il Bruniera, che onestamente nessuno ha visto. E lunedì è stata una partita punto a punto molto, diciamo, molto impegnativa per noi. Avevamo bisogno di questa vittoria, in quanto dopo 2 sconfitte, diciamo, maturate nel quarto quarto, avevamo proprio bisogno di vincere per far gruppo, e tra l'altro abbiamo un gruppo nuovo, tanti giocatori a rosters e dunque abbiamo tante scelte. E niente, è stata una partita decisa all'ultimo quarto e è stata una bella vittoria. Ecco, ormai è già uscito il comunicato, c'è stata una dura sanzione per un vostro giocatore, per Nicola Molena, addirittura 3 mesi di squalifica, un qualcosa del quale veramente non ci siamo accorti, nessuno si è accorto, insomma, durante la partita che avete qua giocato con il Bruniera. Che cosa è successo? Ma niente, diciamo che è stata un'espulsione ingiusta. Io non parlo mai di arbitri perché non fa parte del mio io. Comunque
diciamo che l'arbitro ha dato un'espulsione a un giocatore che diciamo inciampando è andato a toccarlo, e una situazione imbarazzante soprattutto per un ragazzo che io conosco molto bene da tanti anni, non ha nessuna cattiveria. E vedremo adesso di poter far ricorso, anche perché è un giocatore per noi importante, perché è un giocatore forte, è un giocatore presente, e sarà una, diciamo, sarà dura piangerlo 3 mesi. Adesso vediamo cosa deciderà la federazione. Luci e ombre per quanto riguarda il settore giovanile del BVO. Gli under 20 hanno perso 91-86 con il palinsesto, vittoria 63-47 a Udine degli under 18 Elite contro il DGM. Gli under 16 si sono inchinati 61-59 al Paralovisa, mentre gli under 15 hanno trionfato 114-34 davanti al Polisigma. Vince a Venezia anche l'under 14 targata Caorle 63-41 sul Leoncino Academy, e successo anche degli under 13 della Nona Veneto contro il Casassa per 42-27. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Lottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Lottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Lottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è una staffa di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. La settima giornata del campionato di Serie B maschile ha visto il KO dell'ormai ex capolista Motta sconfitta per 3-1 dallo Sloga Trieste. I diventini da questa settimana hanno abdicato lo scettro della prima della classe in favore del tandem formato dai pordenonesi del Prata e del Valsugana Padova. A Trieste Motta si mostra subito incapace di dettare i tempi del gioco, anche se gioca colpo su colpo in un primo set deciso del punto finale di Bolognesi. I leoni ruggiscono e reagiscono nel secondo parziale, riequilibrando il match. Il terzo e quarto set però non mantengono fede alle speranze di rimonta liventine. I biancoverdi scendono in campo senza idee e inevitabilmente si sono dovuti inchinare ai triestini, con l'amaro in bocca per non aver saputo sfruttare a proprio vantaggio lo scivolone del Valsugana a 3 baseleghe. E invece è ritornato al successo il Volley Team Club Bibione Mare, una vittoria ottenuta in trasferta in terra vicentina con il Cornedo. Un 3-1 che suona come la fine di un incubo e regala nuovo linfa al team sandonatese per risalire una classifica che lo vede ancorato agli ultimi posti. 7 giornate di campionato, 2 vittorie, era quanto vi aspettavate? Immagino di no. No, non era assolutamente quello che ci aspettavamo. Ci aspettavamo sicuramente di iniziare non benissimo, perché comunque quando si ha una squadra di ragazzi, di giovani che non hanno esperienza di categoria come la Serie B,
difficile che partano subito bene, quindi abbiamo sicuramente ci aspettavamo un po' una partenza con qualche difficoltà. In realtà poi si è subentrato anche qualche infortunio, l'esperienza di qualche ragazzo insomma ha determinato un po' il fatto che in queste prime sette giornate abbiamo avuto delle difficoltà. In realtà poi sabato ci siamo ripresi molto bene, perché alla fine è stata fatta, abbiamo avuto una prova di carattere soprattutto, perché io cercavo in queste settimane ho detto ai ragazzi insomma che non si preoccupassero, perché comunque i risultati poi sarebbero venuti. L'importante era entrare in campo convinti insomma di riuscire a fare la cosa migliore, cioè a giocare nel modo migliore. Sabato, domenica, anzi scusate, c'è stata questa prova. Io sono più contento della prova dei ragazzi a livello caratteriale che del risultato, quindi sono abbastanza tranquillo per il futuro, perché se questa è la partenza, da oggi in avanti, se riusciamo a essere così concreti, così cattivi, diciamo che i risultati verranno sicuramente. E guardiamo anche un po' a quel che è stato il weekend del Volley Team Club per quel che riguarda il settore giovanile. Con le giovanili siamo in queste prima fase, diciamo, siamo con tutte le squadre ai vertici delle classifiche, giocando anche una buona pallavolo giovanile. Sabato abbiamo disputato la partita contro, anzi scusate, domenica abbiamo disputato la partita under 16 contro il Portogruaro. Abbiamo fatto un bel risultato di 3-0. Poi abbiamo giocato contro il Belluno, a Belluno con l'under 18, anche lì abbiamo portato a casa la vittoria con un 3-1 fuori casa. E con la Serie C diciamo abbiamo perso però 3-2, ma stiamo facendo veramente bene, perché considerando che disputiamo il campionato di Serie C con un under 18, quindi con tutti 2099, è assolutamente un buon risultato. E infine poi abbiamo giocato anche la partita, la prima vittoria diciamo che tra virgolette storica, perché è la prima della società del Volley Team Portogruaro. Abbiamo fatto un 3-2 con l'Under 13 femminile a Scorzè, e questo mi fa felice, insomma, perché anche lì cerchiamo di fare bene insomma anche nell'altro territorio che Portogruaro, Bibione, insomma, quindi anche lì stiamo cercando di lavorare nel miglior modo possibile. I risultati insomma piano piano stanno arrivando. In Serie C maschile è andata decisamente male alla pallavolo Portogruaro. Contro la Stravolle i biancoverdi hanno vinto facile il primo set, che tuttavia non è stato il preludio di un incontro tutto in discesa, anzi tutt'altro. L'Astra è salita in cattedra aggiudicandosi il match per 3-1 con i portoguaresi incapaci di reagire. Siamo qui purtroppo a commentare una sconfitta, un 3-1 che lascia un po' la mare in bocca. Sì, una brutta sconfitta, diciamo che noi non siamo abituati a perdere in casa, è il nostro fortino, il palazzetto. Devo dire che paghiamo un periodo di infortuni a più o meno tutta la squadra, però senza cercare alibi stasera abbiamo veramente giocato male a fronte di una squadra che è venuta qua con tutte le carte ben chiare in mano. Ecco, forse questo ci manca un po' ancora, trovare il meccanismo giusto, perché stiamo girando, abbiamo ampi spazi nei quali giriamo vuoto. Diciamo che dobbiamo metterci sotto a trovare una quadra più presto, perché talento ne abbiamo e almeno quando l'avversario è alla portata bisogna provare a fare il risultato. Infatti, un primo set vinto piuttosto facilmente, poi siete andati in difficoltà. È il primo set con il nostro marchio di fabbrica, la battuta, abbiamo fatto 7-8 ace. Quando fai 7-8 ace in un set lo porti a casa in qualsiasi maniera. Da lì in poi bloccato tutto, almeno 6-7 errori in battuta per set, palla in mano per palleggiatore, confusione, gli avversari molto chiaramente invece battevano molto bene
sulle nostri punti deboli che hanno individuato subito, noi non siamo riusciti mai a metterli in difficoltà. Bravi loro, ma sicuramente noi non possiamo essere contenti. Quindi una sconfitta dalla quale ovviamente far tesoro dei propri errori. Sì, diciamo che è una partita molto simile all'ultima giocata e vinta con Padova 3-2 e a quella persa a Quadrifoglio 3-1 in trasferta. Sono sconfitte molto simili, quindi non è un momento così, ma è a questo punto una cosa che dobbiamo risolvere, un problema secondo me. Noi è andata meglio in Serie D femminile per le rappresentanti del Veneto orientale. Portoguaro e Sanstino sono uscite nuovamente sconfitte dai rispettivi incontri. Per le portoguaresi sconfitta piuttosto netta a Mogliano, che complica ulteriormente il già non facile cammino verso la salvezza. Meglio le Liventine, che hanno ceduto al tie break con il Cadorna, muovendo almeno la classifica. Ma non sta succedendo niente di particolare, che sicuramente il campionato è il girone è molto più difficile di quello dell'anno scorso, in cui noi abbiamo comunque ben figurato con praticamente la stessa squadra. Quest'anno ci sono squadre molto più esperte e meno giovani, che comunque hanno dei numeri, che hanno in effetti un po' più di esperienza di noi, più fisico di noi, perché comunque siamo una squadra piccolina da questo punto di vista, paghiamo anche quello. E quindi diciamo che i sei punti che abbiamo in questo momento sono un po' figli di un mancato adattamento ancora a un livello un po' più alto del campionato. La stessa squadra di sabato, che era prima in classifica, ha perso 3 o 4 set in sei partite, ha dimostrato alla fine, pur essendo sotto sia fisicamente sia tecnicamente, di venire fuori alla grande alla fine. Noi siamo partiti molto bene, infatti eravamo avanti 2-0 come set e loro erano veramente in bambola, perché comunque il loro allenatore le ha dovute cambiare tutte, c'era stata un po' una specie di crisi, no? Tra di loro. E pur così noi comunque abbiamo fatto anche nei set seguenti una partita onesta. Loro però sono rientrate nelle loro capacità, okay, tecniche e fisiche, e sono rientrate benissimo in partita e comunque hanno vinto i 2 set seguenti, quindi 4-2 pari, e hanno vinto il tie break di poco, perché hanno vinto 15-13, però insomma alla fine la differenza un po' c'era, pur noi abbiamo fatto una partita secondo me a tratti strepitosa. Insomma. Margini di miglioramento comunque ce ne sono. I margini di miglioramento ci sono, secondo me. Noi siamo partiti rispetto all'anno scorso con meglio dal punto di vista di squadra, dal punto di vista tecnico. Il problema è che in effetti il girone è più forte rispetto all'anno scorso, quindi queste migliorie ancora non si vedono, dobbiamo migliorare ulteriormente. Qualche miglioramento da spendere in qualche fondamentale ce lo abbiamo ancora sicuramente, quindi sono abbastanza fiducioso da questo punto di vista. Weekend nero anche in prima divisione, la Pallavolo Concordia si è arresa al tie break in quel di Marcon, secondo in classifica. Il primo set vinto piuttosto agevolmente per 25-16 dalle biancorosse sembrava poter far presagire loro una vittoria facile, invece hanno dovuto subire il ritorno dalle avversarie. Le concordiesi si sono poi aggiudicati il terzo parziale per 25-23, ma poi non hanno avuto la forza di chiudere il match e si sono fatte trascinare al quinto set, che hanno perso 15-13. Un risultato che con molta probabilità, con largo anticipo, condanna le biancorosse ad una stagione di transizione. Ha vinto invece il Ceggia 3-1 in trasferta con lo Iades Lido di Venezia. Per le ciliensi, sin qui protagoniste di prestazioni discontinue, sono 3 punti importanti che consentono loro di allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Lottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Lottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Lottaviaggi, viaggiare a Portogruaro.
Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portolaruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro.